Vediamo un po' come funziona la situazione questa sera, come si riesce a vedere questo canale. Sicuramente se vedo l'anteprima e riesco a catturarlo, vuol dire che funziona. Ora acceso un telefonino, faccio finta di essere uno spettatore, eccolo qua, e vediamo come si vede tutto. Sentiamo anche la colonna sonora. Sì, va bene così, dai, c'è un pochino di colonna sonora, ma non dà fastidio. Sembra che funzioni tutto abbastanza bene, quindi praticamente io sono già preparato al tutto. Aspetterò che arrivano tutti gli amici. Si fa una bella live culturale stasera. Si parla di un argomento abbastanza interessante, moderno e scientifico anche. Guardate che bevo. Un goccino di questa. Vediamo un po' se arriva qualcuno nel frattempo. Pressa poco ci siamo, eh. Mi stanno cascando pantaloni. Si vede che sono dimagrito con questa influenza, con questo mal di gola. Ho mangiato un goccino di meno. E ciao anima, e sono dimagrito un goccino. Sto aspettando un po' degli amici soliti, di quelli che di solito seguono il gruppo e stanno con noi, e poi inizieremo a parlare di questo argomento, che stasera c'è questa live. Voglio parlarvi di una cosa abbastanza moderna, scientifica e anche interessante, che è l'intelligenza artificiale. Vediamo chi è entrato, di buono. Qui ne segnala addirittura tre, però uno sono io col mio telefono che mi sto riguardando la live, quindi probabilmente ci sono solo due spettatori. Stasera non è freddissimo, si sta abbastanza bene, anche se qui dentro ho dovuto accendere una stufa elettrica che ha temperato un pochino l'ambiente, perché se no veramente era freddo in questo garage, eh. È una zona abbastanza fresca. Da dove viene questa musichina? Non è che è troppo alta la colonna sonora, no? Aspettate che la abbassa un goccino. Eppure non è altissima, è bassa. Strano che si senta così. Che è successo? Eccola. Scusate, ma tribolavo un attimino con la colonna sonora che mi rientrava nelle cuffie. E sentivo sta musichina al sottofondo, poi alla fine ho capito che era semplicemente un problema di colonna sonora. Vediamo se di qua tante volte sento anche un canetto che abbaia da qualche parte, un canotto, un canino. Volevo aprire un altro Google Chrome, eccolo qua. Perché magari sapete qualche volta mentre uno fa le live. Ciao Ciospa! Ai facoceri? Dai rancio ai facoceri. I facoceri che so, gli ippopotami. Allora, vediamo un po' se sono riuscito anche ad aprire. No, questo è quello di prima.
Io volevo aprire un altro Google Chrome, due, perché in uno ci fa delle cose, in uno ce ne fa altre. Vediamo un po' che succede. Che me lo apre uno solo. E sono contento anche così, eh. Allora, vediamo su WhatsApp che è successo. Boh, di cose super importantissime da rispondere, diciamo che non c'è neanche più di tanto, eh. Qui ci sono un po' di messaggi. Vediamo un po' qui dentro che c'è. Si chiama Titti. Eccolo qua, allora scusate, ma c'avevo un pochini di arretrati nei messaggi, nella messaggeria, eh. Vediamo un po'. Certo, allora, c'è Fra, ciao Fra, buonasera. E ciò spa c'ha da dare il rancio ai facoceri, dopo che hanno facocerato, facocitato, si dice. E praticamente sarà con noi e ci seguirà nella nostra live. Non è un gran caldo, però effettivamente con questa soffitta accesa da parecchie ore sono riuscito a portare l'ambiente a una certa temperatura. Vediamo che c'è di nuovo di qua. Questo è WhatsApp. C'è Massimo Ferro, ciao Massimo che sei su WhatsApp, se passi per TikTok siamo lì Massimo, eh? Di qua va bene e qui è tutto a posto, quindi si può ritornare in finestra, perché io sapete che gestisco parecchie finestre, so come quello, il guardiano del Louvre, che la sera doveva aprire tutte le finestre e chiude tutte le finestre la mattina, eh. O viceversa, le apriva la mattina e le chiudeva la sera. Io le finestre le apro e le chiudo sia la mattina che la sera, che il pomeriggio, che anche la notte, perché spesso so al computer che fa delle cose così abbastanza complicate, quindi sono l'addetto ad aprire e chiudere le finestre di questo computer. Se Dio vuole, su Windows ci sono migliaia di finestre, quindi c'è da darsi da fare, per tenere sotto controllo tutto. Ciao Fra, buonasera. Hai visto l'argomento di stasera? L'ho messo qui sopra la mia zucca. Si parlerà di questa cosa moderna, scientifica, complicata, però ve la spiegherò in un certo modo anche per farvi capire come è nata, come ha progredito e come, e a che livelli siamo arrivati.
L'intelligenza artificiale verrà utilizzata quasi in tutti i campi possibili al mondo, in medicina, in ricerca, in segreteria, perché si può fare una segretaria virtuale, nelle ricerche importanti, nelle classifiche e nelle indagini di mercato, ma in qualsiasi genere si può utilizzare. Questo dipende sempre da quanto è grande il server, che poi dopo ve lo spiego. Sono arrivato un pochino prima perché avevo tempo e perché ho voluto prepararmi un pochino l'ambiente, controllare se la live funziona, non va a salti, l'audio funziona bene, quindi sono abbastanza tranquillo. Quella che vi farò vedere stasera fra ti spaventerà un tantino di più. Una vera intelligenza artificiale. A livello alto, capace di ragionare, di creare dei discorsi, di pensare su quello che gli dici e di risponderti nel miglior modo. Quindi è un'intelligenza artificiale pensante. I discorsi che crea li fa tutti da sé. Non c'è nessun archivio, nessuna enciclopedia collegata da cui va a prendere le pagine già fatte e te le fa vedere sullo schermo oppure viceversa. Questa qui è una intelligenza artificiale pensante e quindi tutto quello che ti risponde sono frasi e parole che decide come metterle e come sistemarle prima di darti una risposta. A te servirebbe un'applicazione che mi impedisca il giramento di gabacicci. Penso che esista. Si chiama Una vacanza a Capoverde. È un'applicazione un po' particolare, però quella lì sono sicuro che ti risolverebbe il problema, Ciospa. Magari con una compagnia adatta, che ti faccia divertire, sorridere, scherzare e fare le cose più strane del mondo. In quella maniera lì penso che potresti risolvere il problema. Quella è l'unica applicazione che ti conviene prendere per guarire cotesto problemino. Che so ste campane, oh. Che è passato il prete? Aspettate un attimo che ci guardo. Ah no, non era il prete, era della chat di famiglia. Allora, salutiamo tutti i familiari perché io ho un gruppo su WhatsApp dove ci stanno tutti i familiari e dove la sera ci si dà la buonanotte, ci si saluta e quindi ora ho svolto il mio mestiere di familiare e sono a posto. Ciospa, bisogna trovare dei posti adatti e personaggi giusti per risolvere questo problema, se no non ci si fa. Parecchi scappano, capito? Però insomma no, non è facile manco scappare. Buonasera, Davide! Chi è l'Andres Paranormal Ghost? Tutti da Xanders Paranormal Ghost. Non lo conosco, ne conosco tanti di Paranormal Group che hanno fatto dei gruppi sul paranormale, fanno le ricerche, fanno le esplorazioni delle città abbandonate, dei posti. Non tutti fanno le ricerche paranormali, alcuni fanno solo esplorazione, quindi vanno a vedere, che ne so, posti nascosti che nessuno conosce. Vanno a vedere i bunker abbandonati della Seconda Guerra Mondiale, oppure i sotterranei di un ospedale abbandonato 100 anni fa. Il tuo sito su TikTok? Hai fatto un sito su TikTok? Porca miseria, a me non mi è riuscito. Io ho fatto un account e ci faccio le live, ma un sito su Facebook sono capace di farlo, eh. Ma su TikTok ti dico la verità, non saprei
come farlo? Forse ha fatto un account nuovo, dai. Ciao Nadia, buonasera. Stasera dal paranormale siamo passati al paraintelligente. Si parla di intelligenza artificiale. È il male del futuro, perché saremo tutti gestiti da queste intelligenze artificiali che comanderanno loro e noi saremo gli schiavi. Saremo costretti ad obbedire a questi macchinari che decideranno tutto per noi. Bene, Davide, dai, bisogna ogni tanto fare qualche cosa, no? Crescere, costruire e portare a porto. Portare a porto? Ho detto una cosa strana. Sì, è vero, non tutti hanno del materiale importante, eh. E poi lo sai da dove si vede? Si va nel loro canale di YouTube, basta guardare due o tre video delle indagini che hanno fatto. Io già da un video solo capisco come lavorano, se sono gruppi veri, se sono attori, se sono invece personaggi che gli piace recitare delle parti. Ci sono tanti tipi, eh. Non li trovo su TikTok del PC. Parecchi parlano intelligenti. Parlano intelligenti, Nadia, sì. Ah certo Davide, quelli che riesci a vedere te a parlarci sono esistenti al 100% perché non è che ci vai con lo strumento, ma di persona riesci a percepirli, tutto un altro discorso, insomma. Quanti siamo? Dov'è il numerino? Ah, 6. Ancora è presto, siamo un pochini. Fatemi la giusta finestra perché sennò mi para tutta la luce. Qui è pieno di finestre. Ora mi mangio una caramella alla menta perché oggi ho tossito pochissimo. Sto già un pochino meglio. Mi sono mangiato queste al mentolictus e c'hanno l'eucaliptolo che si tira fuori dall'eucalipto e quindi fanno un pochino bene alla gola. Specie del bronchinolo, insomma, quella roba lì. Sì, si parlava, dai, di quei personaggi che ce n'è tanti in giro che vanno in questi posti abbandonati, che poi ci sono altri due o tre di loro che sbattono le porte, passano di corsa, sembra che siano delle ombre. Oppure creano dei rumori, oppure fanno delle domande e ci sono alcuni che rispondono con delle vociacce strane fatte sempre da loro. Quindi praticamente è come se uno creasse un palcoscenico con degli attori e recitasse una parte. Invece deve essere tutto spontanea l'indagine paranormale, deve succedere tutto per caso e non ci deve essere ombra di dubbio che sia qualcosa di provocato da noi, ma semplicemente originale e provocato dalle presenze. Emma, buonasera. Sto mangiandomi una caramella, scusate se mi imbiasticcio un po', ma almeno mi fa passare quel pizzico della gola e poi sto meglio, eh. O vediamo. Ah, meno male che hai conosciuto tutte anime buone, Davide. Scusa, se c'erano qualcuno di quelli cattivi era peggio. Devi essere contento, dai. Anima, buonasera.
Ah, penso di sì, eh. Ci sarà un certo rapporto tra te e loro, sicuramente. Din campanelline, che c'è un prete? Quanti siamo? 8 persone, ancora siamo pochi, ma a parte che sono in anticipo perché ho detto alle 21 a tutti e poi invece alle 20:40 sono già qui che sto scaldando i motori e sto preparando per questa live, insomma. Vabbè, ci saranno sì, come ci sono qui fra i vivi, i cattivi e buoni ci sono anche dall'altra parte, perché quando un cattivo muore e rimane lì a fare la presenza, il fantasma, la coscienza sua rimane quella, non è che gli viene cambiata, quindi se era cattivo quando era vivo, è cattivo anche da morto. È tutto lì il trucco. Invece una persona buona che ha fatto del bene, quando sarà dall'altra parte, sarà una persona buona, piacevole, con energia bianca, positiva e aiuterà parecchi degli altri che gli stanno accanto. Quindi, come sono di qua, si comportano anche dall'altra parte, perché il carattere che è dentro la coscienza, a quel punto, non si cambia. Si rimane come eravamo anche dopo la morte. Quindi un cattivo, un delinquente disgraziato che tratta male tutti, lo sarà anche quando è di là. Se incontri uno di quelli, pensi che sia un demone. Invece è semplicemente un ignorante cattivo come quando era in vita. Hai visto passare Irene una, Marina, poi magari sono solo di passaggio e non si soffermano nella live, eh. Marina mi segue e la ringrazio, poi ti seguirò anche io quando prendo un TikTok da un telefono, perché dal PC ho visto che si può fare pochissimo, non si può interagire più di tanto con come si chiamano, i follower. Vediamo un po' se arrivano un po' degli amici soliti, io li chiamo gli amici soliti, ma sono quelli che frequentano la live più spesso, quelli più accaniti. Vero Nadia? Ti torno al discorso che dicevo che la coscienza rimane quella che è. Quindi andati di là rimarremo come siamo. Io rimarrò sicuramente uno che aiuta le persone e che gli piace fare del bene. Invece ne conosco un altro, una volta eravamo amici, che sicuramente quando è di là piglierà legnate tutti, a calci, a insulti e darà fastidio a tutto l'universo dell'aldilà, sono sicuro perché lo conosco. Quando toccherà a lui è un casino. No, perché dici così, Nadia? Guarda che io di persone ne ho conosciute tante, ma te sei tranquillosa, eh. Ma che pensi di essere una che rompe le scatole? Ma proprio no. Allora non hai conosciuto altre. Ciao Serena, un abbraccio e ben entrata. Sto aspettando un altro po' di amici classici, di quelli un po' accaniti, accaniti seguitori della live. Mica ce n'è uno solo? So che ce n'è parecchi. È quello il problema. Capito? Rosa, buonasera. Ben vista. No, vista ancora no perché la foto ancora non mi è arrivata. Ecco, ora sì, ora è arrivata anche la foto. Ah, allora, tutti, tutti no. Perché probabilmente Ciospa
parecchi degli amici nostri non li troveremo di là perché saranno passati oltre. Dopo andati nel mondo dell'aldilà, cioè passati dentro la luce bianca, nessuno sa se ci si può parlare fra di noi o no, non lo sa nessuno. Non sappiamo niente che cosa c'è dopo la luce bianca. Invece, dalla parte di qua, nell'intercapedine che divide la nostra vita dal mondo dei morti, che si chiama il campo astrale, lì si sa pressappoco che si possono incontrare fra di loro, che ci sono i buoni e i cattivi e che si possono anche parlare tra di loro telepaticamente o in altri sistemi, che insomma poi scopriremo come so. Però sicuramente dopo passati nella luce bianca non penso che ci sia modo di incontrarsi e parlare tra di noi, perché lì si va dentro l'energia sottile, si ritorna a far parte dell'energia universale e non saremo più unità singole, come siamo quando si fa la presenza al fantasma, che è un'unità singola. Ciao a tutti ragazzi, quelli che sono entrati e che non l'ho visti passare, li saluto, un abbraccio generale. Probabilmente sì, Rosa, probabilmente sì. Ora però non so qual è la condizione che si verrà a crearsi, perché magari qualcuno ha i genitori che non sono passati oltre, perché sono rimasti per qualche motivo, è logico che li incontrerà subito. Però se sono passati oltre non si sa, perché una volta passato quel tunnel con la luce bianca non si capisce. Io penso di sì, che per quanto energia siamo, energia rimarremo, perché l'energia non si può distruggere, lo sapete, no? Si può trasformare, ma distruggere non si può e nemmeno crearla. L'energia non si può né creare né distruggere. Quindi si può trasformare in qualche altra cosa, diventare più sottile, diventare in un'altra forma, ma comunque non si può distruggere nulla, perché tutto è fatto di atomi e gli atomi non si distruggono. Quindi diciamo che siamo immortali. Ma quello che succede vicino a noi, pressappoco si sa, fra quelli che hanno fatto viaggi astrali, che sono migliaia di persone, fra i contatti che abbiamo avuto con qualche presenza che ci ha raccontato qualcosina, nell'insieme un piccolo quadro di quello che c'è nell'aldiqua, del subito dopo morti, lo sappiamo. Non sappiamo quello che c'è di là dal tunnel. Anche l'esperienza premorte, chi l'ha vissuta è stato nel campo astrale. Si è visto dall'alto, svolazzava nel soffitto, vedeva a 360 gradi tutto intorno, perché lì non si vede con gli occhi, ma si vede con l'energia. Quindi vediamo tutto intorno, davanti, dietro, dalle parti, sopra e sotto. Si vede tutto quello che c'è. È difficile spiegarvelo se non avete mai fatto un viaggio astrale, ma è particolare la vista. Ma io credo che anche dopo che siamo morti, Serena, il nome rimanga. Io penso di sì, perché il nome è legato alla persona, quindi all'essere, sia all'essere materiale che a quello spirituale. Credo che sia così, che rimanga il nome, no? Infatti, quando noi si chiama una presenza, che ne so, siamo stati in un castello dove c'era un conte che dice che sia rimasto lì a fare il fantasma, io quando ho chiamato lei il signor conte ha detto di sì. Ora il nome non me lo ricordo se l'avevamo segnato o no, però i nomi ce l'hanno queste presenze, quando ti parlano con la tavola Ouija o quando ti fanno capire come si chiamano, hanno un nome, io penso che se lo tengano per sempre il nome che è stato dato alla nascita. Giacomo, che fai di bello?
Vediamo se sta un pochino meglio. Ho mangiato una caramellona di Eucalyptolos. Speriamo che faccia bene al golos. Ma Daniela, t'ho visto ora per la prima volta. Buonasera, ben arrivata. Ci mancherebbe altro che non ti saluto. Veramente, mica sei passata, eh? Vediamo un po'. No, mi manca la riga dove sei passata te, o forse ci ho avuto uno sbalzo di internet, come li chiamate voi? Un vuoto, un piccolo blackout. Buonasera Daniela, ben arrivata. A volte mi capita, che qualcuno mi viene mangiato nelle linee di dove scrivete voi, che poi sono quattro sole le mie. E non lo so come mai, forse perché entrate in due contemporaneamente e il computer uno me lo mangia. Infatti qualcheduno mi dice, ma perché non mi rispondi? Ma io se vedo una domanda lo rispondo, ma se non la vedo, capito? Bisognerebbe essere un po' più maghi. Mariangela, buonasera. Ecco Mariangela che è entrata. Vediamo in quanti siamo. Siamo in... Boh, dov'è il numero totale? Siamo in 11 perché uno sono io. Quindi il 12 diventa 11. Perché ci sono anche io a guardare la live con un telefonino. Così mi controllo per me stesso se si vede assalti, se si sente bene, tutta quella roba lì. Allora, di cosa si parla, Daniela? Guarda, l'ho scritto anche qui sopra. Vedi che sta scritto una grossa. Parliamo di una cosa scientifica importante e che ha fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni. Parliamo dell'intelligenza artificiale. Colei che praticamente alla fine, speriamo che mi sbaglio, ci comanderà tutti quanti e noi diventeremo semplicemente un allevamento sottoposto e comandato dalle intelligenze artificiali. Speriamo di no. Però comunque si parla del livello dove sono arrivati, dell'importanza e la potenza di questa tecnologia, perché in 3-4 anni ha fatto dei salti incredibili, eh. Antonella? Ma senti, nel fatto della reincarnazione bisogna parlarne parecchio perché io alla reincarnazione ci credo all'80%, perché ho il 20% di dubbi che poi sono dei paradossi. Se riesco a buttare via quel 20% di dubbi, allora crederò al 100% nella reincarnazione, perché ci sono delle cose che non mi tornano e non riesco a farmele tornare, capito? Allora, se ti rincarni e se funziona la reincarnazione, il nome sarà diverso perché quando siamo piccoli, senza chiedercelo, ci danno un nome così a tradimento, senza chiederci se ci piace o no. Quindi veniamo violentati del nome da piccoli appena nati, subito, senza nemmeno che nessuno ci chieda: ti va bene questo nome qui? E purtroppo è così, è sempre stato così, nella nostra religione è a questa maniera e quindi ti daranno un nome che magari è diverso da quello che avevi prima, se funziona la reincarnazione però, eh. Che dici, Serena? Va bene, dai, se hai delle persone a casa, Serena, sei scusata al 100%, non c'è nessun tipo di problema. Portaci un caffè quando ritorni, una caramellina, qualcosa e siamo a posto, va bene? Mi sembra che sia arrivata anche Lia. Lo so, Davide, ci sono vari sistemi per guarire un po' dal mal di gola, alla svelta. Ciao Lia, buonasera. E uno di quali è il vin brûlé. Io ci aggiungerei, quando è bello bollito, un pochino di origano,
in polvere, poi lo girerei bene bene e poi mi prenderei a sorsi il vin brûlé con dentro l'origano, piano piano però, perché deve depositarsi lungo le vie della gola, perché se lo bevi tutto in una volta va nello stomaco e lì non fa poi quel gran lavoro che dovrebbe fare attaccandosi lungo i percorsi della gola. Dico bene? Sorseggiare sempre le medicine per la gola, vanno sorseggiate, sia quelle che si comprano che anche quelle che famo da noi. Hanno approvato la legge che fino a 18 anni non si può andare a battesimo? Accidenti, 18 sono tanti. Uno potrebbe già decidere a 4 anni come chiamarsi, no? Si aspetta fino a 18? Grazie Elia della condivisione. Aspettate che mi do una bevutina, che c'ho anche una bibita qui. Bevo un goccino e arrivo, eh. Ecco Ciospa che ha salutato Lia con la manina. Vediamo un po' se ritorno. No, non so io questo. Io so quest'altro. Dovrei essere questo. Sì, so questo io. Va bene. No, perché c'ho tanti bottoncini qui, non so mai quale sono io il bottone giusto. Guardate, fra qualche minuto si può incominciare a parlare di questa cosa. Poi vi farò vedere dal vivo un prototipo di intelligenza artificiale molto potente, parecchio potente. Non è alla portata di tutti, però è un'intelligenza artificiale capace di intendere, di ragionare, di pensare e di costruire discorsi. Quindi non è il solito computer che ti risponde meccanicamente come un robot. È un'intelligenza artificiale che pensa, ragiona e poi ti crea la risposta personalizzata. Quindi la scrive al momento la risposta. Non la va a cercare nell'enciclopedia, su internet o cose varie. Se la crea lui per noi. Quindi farò vedere anche questa intelligenza artificiale. Intanto incomincio a parlarne un pochino ora, fra qualche minuto, e vi racconterò un pochino la storia di quello che è stato l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Emanuela, buonasera a tutti. Ma non eri già entrata, Emanuela? Poi c'è Anna, ciao Anna, buonasera, ciao Spallo, salutata. Se salto qualcuno, rimproveratemi, eh. Mi dovete dire perché non mi hai salutato? Perché è un diritto vostro. Anna l'ho salutata. C'è anche Silvia. Ciao Silvia, ben arrivata. Che si fa dalle parti tue? Nevica? Penso di no. Ciospa che saluta Silvia col cuoricino e il guantino marrone, che è un guanto o una manina? No, una manina. Perché non ti ho salutato, Lia? Perché? Sì, ti ho salutato appena sei arrivata, Lia, mentre entravi. Sei entrata adesso, Emanuela? Infatti ti ho salutato ora, no? Buonasera. Non nevica, Silvia? Oh, meno male, perché qui da noi al Monte Cetona era bianco, stamattina, e Montamiata qualcosa ha fatto. Quindi noi siamo un pochettino appena più bassi. C'è pericolo che nevichi, insomma. Silvia, Lia ed Emanuela, vi ho viste tutte e tre insieme, eravate di passaggio lì in quella finestrina che potevano farla anche un pochino più grande, Che poi se la ingrandisco mi copre tutto, quindi non c'è una via di mezzo, no?
Mi sembra che siamo quasi tutti. Mi sembra di sì. Mancano due o tre persone che mi interessava fargli sentire questa puntata che si parla dell'intelligenza artificiale, però mancando due o tre persone sole, non è che poi sia grave grave la situazione, eh? Chi è Caranova? Semmai il Casanova, no? Il Caranova. Ah, Carovana! Ma che, io avevo capito il Caranova, figurati quanto ci leggo bene da quella distanza lì, con queste scritte grigie che poi mi hanno messo. Manca il Daniele, che sicuramente c'è, perché mi sembra che stava bene il Daniele, perlomeno ieri sera era a posto. Pensa che invece che Carovana ci avevo letto il Casanova, ma nemmeno il Caranova ci avevo letto. Mi ha detto, ma che è sta parola? Siamo 14. Sarà in giro a fare le multe, Emanuele, dici? Che non se la faccia per se stesso. Che magari dietro l'angolo trova una macchina parcheggiata, prende, gli fa la multa, poi si ricorda che era la sua e non la può più strappare. Se la paga, è zitto. Perché tanti se la fanno per se stessi, eh? Qualcuno ha detto buonanotte. Ah sì. Non so gli occhiali, Nadia. È questo software che uso, che quando passi di qui te lo farò vedere. È talmente fatto male che non riesco nemmeno a capire come fa a leggervi tutti. Potevano fare una finestrona più alta, più larga, più lineare, che non vadano a salti le scritte, che scorressero piano piano, così le leggi, no? Invece tra 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 tra, e poi non leggi più niente, sono tutti passati, devi correre lì dietro, ma mentre vai a cercare quelli di prima passano quelli di dopo, e quindi non ce la fa a leggere tutte le scritte. È proprio fatto male il programma. Ti passo una caramella lì, eh? Guarda quelle che ho preso, l'ho messa in bocca una ora. Se il pacchetto è abbastanza grande da leggersi la scritta, te lo fa vedere. Se mi ricordo dove l'ho messo. Pure ce l'avevo qui. È diventato piccolino. Vedi, sono di questa serie qui. Hals Mentolictus, qualcosa del genere. Che sembra che con me funzionino. Allora, Anna, ti leggo sì, ora però. In questo momento, ma prima non ho letto niente. Non mi fa tornare indietro fino lassù, poi perdo tutti gli altri che scrivono. Perché ha paura per ritornare a prendere l'aereo per ritornare a Lecce? Di che ha paura? Ha detto ciao Claudio e buonanotte, ti sta dicendo. Sì, qualcuno che ha detto buonanotte l'ho sentito anch'io, eh. Sono forti, sì. Che dicevi, Anna, te? Stefano, ti devo dire una cosa. Scappa proprio di dimmi una cosa ora, va bene, dimmela, dai, t'ascolto. Ci sono delle turbulenze, ma qui no. C'è tutte le porte chiuse. Ah, nell'aereo? Boh, che vo' che sia. Poi è arrivato Forza Lecce, che è Tony. Ciao Tony, buonasera, ben entrato. Allora, intanto vi incomincio a parlare di questo argomento. Porto Cesareo, bello sì, dai, è bella sì. Si parla di città importanti, eh. È entrato Carmine.
Allora, praticamente stasera si parla di intelligenza artificiale, nel senso che poi vi farò una dimostrazione, anzi faremo insieme un po' di domande a una intelligenza artificiale per vedere a che livello sono arrivati con questa cosa. Tutto è incominciato una cinquantina d'anni fa, addirittura, dove a qualcuno gli venne in mente di costruire un database con dentro tante risposte. Questa fu la prima macchina di intelligenza artificiale. Furono messe milioni di risposte dentro questo database e poi gli fu ordinato a questo computer, a questo server, perché era un server, di andare a cercare le risposte ad ogni domanda. Però che succedeva? Intanto ci metteva parecchio. E poi spesso e volentieri il computer che andava a cercare la risposta la trovava simile o sbagliata. Oppure, per la fretta che aveva, ne tirava fuori una che non era idonea alla domanda che gli era stata fatta. Però a quei tempi funzionava solamente una parola alla volta, cioè uno poteva scrivere all'inizio quanto fa 12 per 6 e lui andava a prendere risposte e te la portava. Oppure quanto è distante la Terra dalla Luna, andava a prendere la risposta e te la portava. Quella fu la prima intelligenza artificiale che si poteva tranquillamente scriverli in un computer collegato a questo server pieno di informazioni per ottenere delle risposte. Ma questo è successo la prima volta 40 anni fa, forse anche 50, la prima volta che fu sperimentato questo sistema. Poi che è successo? Che con l'evoluzione dei computer. Ciao Tony! Saluto tutti quelli che sono entrati mentre chiacchieravo, che ero un po' distratto. Con l'evoluzione dei computer si è evoluta anche la tecnologia della ricerca. Quindi se io dentro un server, facciamo conto che sia un pentolone, ci metto 40 oggetti e voi mi dite prendimi il temperino, io devo rimescolare dentro sto pentolone pieno di roba, cercare come si chiama? Il temperino o quello che è, tirarlo fuori. Quindi ci metto parecchio tempo perché purtroppo mentre spiego le cose leggo un pochino di meno, Anna. Ragazzi, voi leggete. È possibile che non escano le mie domande? Qualcheduna sono uscite. Qualcheduna. No, non è uscito quasi niente di domande. È Anna. Probabilmente hai scritto insieme a qualcun altro e il computer ha deciso chi è arrivato prima e si è magnato qualche cosa. Comunque, se c'è da farmi una domanda, fammela che poi ti rispondo e dopo va avanti con questo discorso, vai. Che dici, Daniela? Ah, ha detto che mi doveva parlare, certo. A che piano abito, Anna? Allora, io ho un secondo e un terzo piano, perché abito in due piani. L'appartamento mio è diviso in due piani. La parte giorno è al secondo piano, la parte notte al terzo. Però questo qui è un garage staccato dall'abitazione in un altro posto che non c'entra niente con la mia casa, un po' distante. Ora l'ho vista la domanda, ti ho risposto, ma non era passata. Pino, che dici di bello? Allora, vi stavo spiegando l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e vi spiegavo in parole povere come funziona la ricerca. Quindi è come se voi avete tanti oggetti dentro una pentola e qualcuno vi dice prendimi il temperino, dovete andare dentro la pentola, cercare sto temperino fra tutte le altre. Ho visto una live allucinante. Fra tutte le altre cose e tirarla fuori. Hanno inventato un sistema che si chiama il riordinamento casuale. Che è il riordinamento casuale? Che il computer si fa una mappa
di dove tiene tutte le risposte. Che vuol dire avere una mappa? Vuol dire che quando io gli chiedo una cosa, lui sa già dov'è la risposta e la va a prendere immediatamente, senza cercarle tra tutte le altre. Quello è un grande passo per l'intelligenza artificiale perché un grosso problema era la lentezza. Quando si chiedeva il grande Giove e Venere luminosissimi, quando si chiedeva una domanda ai primi prototipi di intelligenza artificiale, per avere la risposta ci voleva 20 minuti, perché non c'erano gli indici. Non c'era l'indicizzazione e non c'era la memoria della posizione delle risposte. Poi hanno inventato questa indicizzazione e si sono avvicinati alla risposta quasi immediata. Io vi parlo di 15 anni fa, ancora erano indietro. Nel frattempo, che è successo? È successo che i microprocessori, i chip, le CPU, i Central Processing Unit, che sono i cervelli che stanno dentro i computer, le CPU, sono aumentate di velocità di 2 milioni di volte. Quindi, mentre prima facevano un calcolo al secondo, dopo avrebbero fatto 20 milioni di calcoli al secondo, in soli 4-5 anni. Questo ha permesso di costruire un server di una tale potenza capace di ragionare su quello che gli chiedi e ragionare anche su quello che ti può rispondere. Quindi non da cercare risposte preconfezionate, già pronte, ma di costruirti una risposta ragionando con la sua mente virtuale che c'ha dentro il microprocessore. Accidenti, che cosa strana che ha visto Pino. Allora, praticamente io, dopo che vi ho spiegato come è andato avanti il progresso dell'intelligenza artificiale, certo che vi farò vedere un esempio. Prenderemo una delle intelligenze artificiali più potenti che c'è oggi, di quelle che utilizzano poi i servizi segreti, i militari e tutte le persone che hanno bisogno di un risponditore con un database incredibile all'interno, e vi farò vedere praticamente come funziona. Gli faremo qualche domanda, vediamo come si comporta per farvi capire a che livello è arrivata l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi. Lia, ti piacerebbe avere una cosa del genere? Vabbè, ora fra pochino ve la fa vedere, si fa un collaudo. E vediamo insieme come funziona, se si comporta veramente come una persona con un cervello simile al nostro, forse anche di più, avendo parecchie informazioni più di noi a disposizione, può darsi che si comporti meglio di chiedere qualcosa a una persona, questa intelligenza artificiale, va bene? Ora si passa un attimo in un altro ambiente, preparo questo server che io l'ho già salutato, ma non so se è già a disposizione nostra, vediamo un po'. Eccola, sembra di sì. Allora aspettate un attimo, devo passare qui. Allora, vediamo se riesco ad organizzarmi in qualche maniera. Allora, io gli ho già detto qualcosa, praticamente gli ho detto la buonasera, giusto per rompere il ghiaccio. E l'intelligenza artificiale mi ha risposto: buonasera, cosa posso fare per te? Ora incominceremo a fargli questo test, sia per renderci conto di quanto è potente, e anche di che cosa è capace di fare un'intelligenza del genere. Quindi proverò a chiedergli qualcosa, poi magari se voi se avete delle domande gliele faremo. E non è proprio una chat GPT, è un tantino di più. Guarda,
Per farti vedere quanto è di più, ti faccio subito un esempio. Guarda, eh. Gli sto chiedendo, mi potresti scrivere una lettera d'amore alla mia donna? Punto interrogativo. Questa non è una domanda che puoi fare a una chatbot, ok? Vediamo che cosa risponde. Mi potresti scrivere una lettera d'amore alla mia donna? Certo, sono felice di aiutarti. Scriverò una lettera d'amore per la tua donna. Posso chiederti alcuni dettagli su di lei? La vostra storia d'amore, i seguenti sentimenti per lei, in che posto, in che modo, una lettera di personalità, cosa significa? Allora, vuole sapere alcuni dettagli prima di scrivermi questa lettera. La vostra storia d'amore e i tuoi sentimenti. Ci siamo incontrati per caso e ci vogliamo bene. Gli do alcuni dati perché si vede che deve fare un'elaborazione interna. Capito, grazie per le informazioni. Ecco possibile lettera d'amore per la tua donna. Caro nome della donna, mi ritrovo qui a scriverti una lettera d'amore perché voglio che tu sappia quanto sei importante per me. Questo computer sta scrivendo una lettera d'amore per una ragazza ipotetica, perché io gliel'ho chiesto. Vedete che me la sta scrivendo? Cioè, non so se avete mai visto un'intelligenza a questi livelli. Ora vi fa vedere un'altra cosa. Parliamo sempre di lettere per ora, poi dopo andiamo nelle domande specifiche, ma per farvi vedere la potenza. Mettiamo che io volessi ringraziare, che ne so, fa un esempio, il sindaco del mio paese perché ha fatto delle belle opere. E io gli dico all'intelligenza artificiale, potresti scrivere una lettera di ringraziamento al sindaco? Punto interrogativo. Potresti scrivere una lettera di ringraziamento al sindaco? Ora, questo è un esempio che vi fa, eh. Vediamo. Certo. Ecco una possibile lettera di ringraziamento per il sindaco. Gentile sindaco, desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il suo duro lavoro e la sua dedizione alla nostra città. Sono profondamente grato del suo impegno che la rende. Cioè, questo qui in 20 secondi mi ha scritto una lettera per il sindaco. Non so se vi rendete conto di quello che riescano a fare queste intelligenze artificiali al giorno d'oggi. Ora poi andiamo con le domande un pochino più complicate. Ciao Francesco! Guarda, una domanda un pochino più complicata. Chiediamogli di qualche storico, che ne so, chi era Napoleone? Ora lui ne parlerà un pochino troppo, io magari lo potrei anche interrompere. Eccola, Napoleone Bonaparte, politico francese 1869, Napoleone. Qui lui ci sta scrivendo, non è che l'ha trovato già fatto sto testo, eh. Lo sta preparando ora per noi, all'istante. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, dopo che ha parlato un pochetto di Napoleone, tanto ne parlerà una pagina circa, sì e no. Gli sta raccontando un pochino tutta la sua storia, lo interrompo perché tanto era solo un esempio. Vi faccio vedere un'altra cosa. Gli chiedo, mi potresti scrivere una tesi mettiamo sulle onde elettromagnetiche, sulle onde elettromagnetiche? Allora, gli ho chiesto se lui potesse scrivere per me, per la scuola, per l'università, una tesi sulle onde elettromagnetiche. Credete che sia possibile? Guardate un po'. Ci mette un pochino perché una tesi,
È un po' più complicata di una risposta, non so se l'avete capito quello che sta facendo una tesi per me, eh? Poi io la porto a scuola, la consegno, ma me l'ha fatta lui. Titolo: Onde elettromagnetiche. Proprietà, applicazioni e impatto sulla società. Introduzione. Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno fisico, sta scrivendo la mia tesi. Io gli ho chiesto una tesi da portare all'esame. Lui me la sta preparando, che poi dopo ci farò una bellissima figura perché dice: ma chi è che ha scritto una tesi fatta così bene e così messa bene e incolonnata in questa maniera? Gli dico: è stato un amico mio, un computer. Ma no, di standard no, perché questo qui ogni domanda che gli fai te la prepara lì per lì, è come una friggitrice, ti fa le patatine all'istante. Questo non è un foglio di carta che lui ha preso da internet, lo sta scrivendo ora per noi, eh? Ora ti faccio vedere un altro esempio, perché con questo si capisce male. Guarda, eh? Gli voglio chiedere una cosa un pochino più particolare. Come si fa a smontare un telefono iPhone 6? Io avessi da cambiare la batteria al mio telefono, no? Chi è che mi insegna? Chi lo posso chiedere? Lo chiedo a lui. Come si fa a smontare un telefono iPhone 6? Mettiamola alla prova. Non è una pagina presa da internet. Ora lui sicuramente mi spiegherà con la sua intelligenza, con la sua mente e con quello che ha preparato per me, eccolo là, smontare un iPhone 6 può essere un'operazione complicata e delicata che richiede alcune competenze, alcuni strumenti giusti. Ti consiglio di prendere molta attenzione e seguire con attenzione quello che c'è di seguito. Ecco i passaggi generali per smontare un iPhone 6. Sta costruendo lui una specie di manuale, un piccolo corso su come smontare l'iPhone 6. E questo manco se lo chiedete a Google perché trovate migliaia di pagine e non ci si capisce niente. Ora gli facciamo qualche domanda un po' più particolare. Suggeritemi voi qualche domanda da fargli per vedere come risponde. Ora io lo interrompo perché mi spiega per filo e per segno come smontare l'iPhone. E ci sei messo proprio di impegno, eh. Lo usi? Usi questo qui? O una chat box di quelle normali? Guardate sta domanda qui, eh. Cosa è meglio acquistare come automobile tra la Fiat e la Ford? Di solito una chatbox, una cosa del genere, non te la risolve. Ah, allora lo conoscete, eh? Ah, Francesco, ma fregato, eh? E questa è una delle più potenti, eh? Però non si chiama ChatGP, eh? È un altro portale, un altro server. Ora ti mando l'indirizzo. Non è una OpenAI Chat, si chiama proprio in un'altra maniera, è un portale particolare, multilingua oltretutto. Vedete che ha detto? Io praticamente gli ho chiesto che era meglio comprare una Fiat o una Ford e lui mi ha spiegato, secondo lui, quali sono i parametri che io dovrei osservare prima di scegliere una macchina. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Conosci Azzurra? Ora sicuramente mi risponde di no. Vediamo un po', eh. Sono un'intelligenza artificiale, non ho la capacità di conoscere le persone in modo diretto, quindi non conosco Azzurra, non è un personaggio pubblico. Hai capito che mi ha risposto? Io sono un'intelligenza artificiale e non ho la capacità di conoscere le persone in modo diretto.
Quindi non conosco azzurra. Ora io gli potrei scrivere: azzurra è una amica di Stefano. Vediamo se memorizza anche. Non ho la capacità di conoscere le relazioni. Io sono Stefano. Vediamo se sa chi so, eh. Vabbè, abbastanza gentile con me, eh. Buonasera Maria, Azzurra, Francesco, tutti quelli che sono entrati, perché magari ero un po' distratto e non vi ho visto passare. Allora, io gli potrei dire: Stefano ha due figli, punto esclamativo. Ora, se glielo richiedo, secondo voi lo sa quanti figli ho? Questo ora parla tutta la sera. Quanti figli ha Stefano? Punto interrogativo. Non lo sa perché non l'ha memorizzato, vedi? Quindi ancora con la memorizzazione, quella in tempo reale. Ci siamo un pochino poco, non ho capito come mai, perché forse glielo devo spiegare in un'altra maniera. Oppure dicevano nel server di parlargli un po' di noi, cioè l'interlocutore deve parlargli della sua vita, dopodiché lui ha immagazzinato le cose e sa rispondergli, capito? Che gli si chiede? Qualcosa di complicato? Datemi una domanda complicata. Guarda questa, quando c'è stata l'ultima glaciazione? Lo saprà? Provato a insultarlo? Non capiva il tuo comportamento, addirittura. Guarda quando c'è stata l'ultima glaciazione? 11.700 anni fa, è durata circa 100.000 anni. Allora, questo qui, ci sarà un conflitto mondiale, glielo chiedo, ci sarà un conflitto mondiale, punto interrogativo, come intelligenza artificiale non posso prevedere il futuro e non ho informazioni sulla possibilità di un conflitto mondiale. Tuttavia la pace e la stabilità dipendono da una serie di fattori come la politica internazionale, le relazioni diplomatiche, le situazioni economiche. Insomma, ci ha spiegato che non ha abbastanza elementi per dirci se ci sarà o no. Allora, comunque, ora vi scrivo qui come si chiama questa intelligenza artificiale. Aspettate un attimo, ve lo scrivo qui, eh. Ecco, se volete accedere a questo server, vediamo se me lo scrive o me lo cancella. Sì, me l'ha scritto. Il server è questo qui, è scritto chat.openai.com. OpenAI sarebbe per Artificial Intelligence Aperta, quindi AI sta per Artificial Intelligence. E chat.openai.com è il server che vi stavo facendo questo vedere in questo momento.
Accidenti quanto vincevano, roba da matti. Come posso vincere un super enalotto? Vediamo se lui lo sa. Purtroppo non c'è una formula magica per vincere il super enalotto. Il gioco d'azzardo è basato sulle casualità, non esiste un modo garantito per vincere. Tuttavia ci sono alcune cose che puoi fare per aumentare la possibilità di vincita. Giocare regolarmente, con più possibilità di vincita, acquistare più biglietti, oppure giocare in gruppo, unirsi ad un gruppo di giochi, per comprare più biglietti, è vero. Scegliere i numeri che ti ispirano di più, vedi, non c'è una vera e propria tecnica. Se ci sono dei numeri che ti ispirano, vanno scelti e poi sicuramente. Certo, il futuro non lo può prevedere. Però è capace di ragionare e di dare delle risposte e delle cose incredibili. Guarda questa, eh. Come si configura un account di posta su Gmail? Questa è una domanda tecnica che di solito le fanno a me e lui sicuramente è in grado di rispondere. Come si configura un account di posta su Gmail? Accedi a Gmail, vai sul sito gmail.com, fai clic sul pulsante accedi, la pagina, crea un account. Vedete quanto è specifico, quanto è preciso e come prepara verso le risposte fatte in maniera esageratamente buona? È incredibile questa intelligenza artificiale. Che cos'è un codice HTML? Glielo chiedo. Cosa è un codice HTML? Punto interrogativo. Se esiste l'anima, glielo chiedo. Fra. Ecco che ti sta spiegando che cosa è il codice HTML. È il codice con il quale vengono scritte di regola le pagine web HTML. Il mio sito che ho, romagnolistefano.com, l'ho scritto tutto in HTML. Anche un po' in CSS, In CSS, scusate. Comunque la maggior parte l'ho scritto in HTML. Ora gli facciamo la domanda che ha detto prima. Chiedigli se esiste l'anima. Secondo te, gli dico, secondo te, due punti, esiste l'anima? Punto interrogativo. Intelligenza artificiale, non ho la posizione personale delle questioni dell'esistenza dell'anima. La questione dell'anima è stata oggetto di discussioni per secoli e ci sono state molte interpretazioni e teorie a riguardo. Alcune tradizioni religiose e filosofiche credono che l'anima sia immortale, che sopravvive alla morte del corpo, mentre altre teorie suggeriscono che l'anima è una manifestazione del cervello, se è, e l'attività cerebrale. Tuttavia, la questione dell'esistenza dell'anima è principalmente di natura filosofica e religiosa e non può essere risolta scientificamente e oggettivamente. Ha risposto bene, dai, non ci si può lamentare. È incredibilmente veloce e mi piace parecchio come risponde questo tizio qui. Lo userò per parecchie cose. Perché ogni cosa che mi viene in mente la chiedo a lui per non sbagliarmi, no? Chiedigli di scriverti uno spartito musicale. Potresti scrivermi uno spartito musicale? Ci pensa parecchio.
Sì, virgola, posso scrivere uno spart... Come va piano, spartito musicale per te, punto. Tuttavia, per farlo ho bisogno di alcune informazioni importanti sulla musica che desideri. Ah, ecco, vuole sapere lo spartito, certo, di che genere, no? In particolare, avrei bisogno delle seguenti informazioni per farmi lo spartito. 1. Il nome del brano, il compositore, il tono lo facciamo in Do maggiore. Ora gli diamo questi dati e vediamo se ci compone la musica. Il tempo, 4 quarti. So io che leggo nel futuro, ma i 4 quarti li sapevo perché sono musicista, quindi a me non mi frega. E poi che vuoi sapere? Un po' troppe cose però vuoi sapere, eh? Le note o l'audio del brano, come posso trascrivere la melodia? E poi che vuoi sapere? Ti devo dire tutto io. Ah, anche gli accordi vuoi sapere? Con queste informazioni sarò in grado di farti uno spartito musicale. È terribile, ragazzi, questo elemento, eh? Accurato, vedi? E dettagliato. Ok, allora gli daremo queste informazioni. Le informazioni sono: il nome del brano è Alba Chiara, il compositore è Vasco Rossi, è in Do maggiore, il tempo è 4 quarti, perché l'ho suonato io di persona anche con la batteria e tutto. Perché sono tutti gli strumenti, eh. E poi c'è le note, l'audio del brano, in modo. Dunque, le note, se mi ricordo bene, sono La, Re, Sol minore, Fa diesis e Do sta diesis. Eccolo qua. No, Fa diesis si fa con questo qua. Eccolo là. Gli basteranno queste informazioni? Vediamo. Ecco a te lo spartito di Vasco Rossi. Non ci posso credere, non ci posso credere, ha fatto lo spartito, ragazzi, con gli accordi e tutto, con anche le strofe dove vanno messe. No, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. No, non è possibile. Ma poi a che velocità l'ha fatto? Ma vi rendete conto che ha fatto uno spartito con 4 istruzioni che gli ho dato? Con tutta la canzone? Il testo lo sapeva lui però, perché io gliel'ho dato. E bello, è pronto ad assonarsi con la chitarra, no? Chiedigli uno inedito? Che vuol dire? Se è inedito ancora non esiste, no? Del futuro non si può sapere niente ancora. Comunque lui ha creato lo spartito con le note di una canzone che gli avevo chiesto. Miglior computer in circolazione. Glielo chiedo. Quale è? Quello lo so io comunque, eh. Però ora lo chiediamo a lui.
Qual è il miglior computer in circolazione? Vediamo se ci risponde. Non c'è una risposta univoca a una domanda sul miglior computer in circolazione. Ci sono molti fattori da considerare, vedi? Inoltre, diversi marchi di computer offrono prodotti di alta qualità, ciascuno i propri vantaggi. I MacBook, un'esperienza. Apple offre un'esperienza sui MacBook. Il lavoro, la grafica in genere. Praticamente il miglior computer non esiste, perché di qualsiasi marca lo prendi, se le caratteristiche sono quelle, per esempio, se prendi un i7 con 16 giga di RAM, un disco da 500, con un processore Intel i7, di qualsiasi marca lo prendi, le prestazioni sono identiche, perché la marca fa solo la buccia, ma l'interno è della Intel o della AMD. Le schede video sono della IBM, della ATI, della Radeon e di qualche altra marca. Quindi il costruttore fa la buccia di fuori e l'interno monta le stesse cose che montano tutti gli altri. Ecco perché non c'è il miglior computer, ma si va sulle caratteristiche per stabilire qual è quello meglio. Questa ve l'ho arrotondata un po' io la risposta, perché di computer penso che meglio di me, insomma, ne sanno un pochi, per 50 anni che ci lavoro. Va bene, ragazzi? Funziona bene, che gli si domanda? Qualcuno ha qualche domanda da fargli? Il miglior telefono? Ma anche lì ti farà un discorso particolare, perché il miglior telefono mica esiste. Qual è il miglior telefono? Stefano è un pensante? Sì, lui è un pensante, questo intelligenza artificiale. Vedi, anche qui ti dà la solita risposta, eh. Alla fine ti dice che il miglior telefono è quello che più si adatta alle tue esigenze. Non c'è un miglior telefono, dai. Su internet sì, ti dicono il migliore è questo, però perché fanno pubblicità, perché fanno propaganda occulta, tutte queste cose qui. Va bene, chi è che andava via? Aspetta, eh. Emanuela? Una buona nottata, una buona serata se vai via, eh. Ha un catalogo di ricette? Sì, guarda, ti fa vedere una cosa, Ciospa, stai attenta, eh. Come posso fare una pizza margherita? Punto interrogativo. Guarda che potenza, Ciospa. Qualsiasi ricetta, non c'è un limite. Ecco la ricetta per preparare una pizza margherita. Ingredienti: 500 g di farina, 200 g di acqua tiepida, un cucchiaio, 10 g di sale, 5 g di lievito. 4... Procedimento per la... mettere in una ciotola grande, mescolare la farina col sale. Terribile. Si è fermato lì però, eh. Non so che sta facendo. Se si è intoppato sulla farina. Oppure se l'ho disturbato troppo. Guarda, come si cucina un piccione? Io non l'ho mai cucinato il piccione, quindi vediamo un po' se lui lo sa. Aspettate che lo fa ripartire, che ha avuto qualche problemetto. Vediamo dov'era il comando per ripartire da capo, eccolo qua. Come si cucina il piccione? Vediamo se ci risponde. Il piccione può essere cucinato in diversi modi, ma ecco una ricetta base per cucinarlo al forno. Ingredienti: due piccioni
interi e puliti, 2 spicchi d'aglio, un rametto di rosmarino, sale, pepe e olio d'oliva. Preriscaldare in forno fino a 180 gradi Celsius in una ciotola, mescolate insieme l'olio, tritare le foglie, il rosmarino. Insomma, questo qui vi impara a cucinare il piccione. Ma non è tutto, perché se voi gli chiedete qualcosa di particolarissimo, tipo come posso cambiare il semiasse alla mia Fiat 500? Scommettiamo che vi insegna come si fa. Guarda, come posso cambiare un semiasse, parecchi di voi sanno che cosa è, alla mia Fiat 500? Vediamo se lui è un meccanico. Il cambio del semiasse Fiat 500 richiede competenza meccanica, un meccanico. Se decidi di procedere da solo, ecco i passi che generalmente devi fare: sollevare la vettura con un cric, posizionarla su supporti, rimuovere la ruota dal lato di dove vuoi sostituire il semiasse, rimuovere il dado della ruota, la rondella, il perno, rimuovere il dado e la rotella che tengono fissato il semiasse alla trasmissione. Questo vi insegna a sostituire un semiasse alla 500. Cioè, ma vi rendete conto della potenza di un affare del genere? Uno gli fa fare la tesi di laurea, gli fa fare da meccanico per insegnarmi come si cambia un semiasse. È una cosa terribile questa intelligenza artificiale, è proprio fuori del normale. Chiedetemi una cosa complicata, che gliela scrivo. Emanuela, Stefano, leggimi, torna indietro. Emanuela, Emanuela, Emanuela. Che mai detto Manuela? Vediamo un po', ha battuto le mani. Emanuela, sì, grazie a tutti. Non vedo niente di particolare, probabilmente non me l'ha scritto. Emanuela, me lo puoi riscrivere? Chiedi il miglior K2. Vediamo se sa che cos'è K2. Sai cosa è un K2 e MF? Emanuela, leggi. Il K2MF si tratta di un dispositivo di rilevamento delle onde elettromagnetiche MF portatile. Utilizza spesso per investigazioni paranormali. Si utilizza per le investigazioni paranormali. Guarda che terribile sta affare qui, eh? Allora, Emanuela, torno indietro a vedere se trovo quello che mi ha detto, ma non posso tornare più di tanto perché in questo programma che ho le scritte sono pochissime e la memoria è poca. Mi hai detto, beh, Stefano, poi qui che mi hai detto? Mi hai detto sì, grazie a tutti. E poi hai detto, dov'è Emanuela, un'altra scritta? Qui non ha detto niente, qui c'è Emanuela. Ragazzi, tra poco vi saluto, domani mattina dove... Va bene, hai detto che andavi via, sicuramente è quello che dicevi. Torna indietro come cucinare un piccione. E tu hai detto. Torna indietro come cucinare un piccione. E tu hai detto. Sì. Ma ha risposto come cucinare un piccione, giusto? Non ha mai cucinato il piccione? No, io personalmente no. Ho cucinato il pollo, ho cucinato il porchetto, la bistecca, la fiorentina, lo spezzatino. Le scaloppine al limone, scaloppine ai funghi, ho cucinato parecchia, parecchia roba, ma il piccione non mi ricordo mai di averlo cucinato. Eh? Spirit Box. Gli chiediamo che cos'è la Spirit Box. Oh, il K2 l'ha spiegato che serve per le ricerche paranormali, eh? Quindi ne sa qualcosa anche lui, non è come quelli che dicono, non serve a niente. È stato costruito per un'altra cosa. E si sa che è stato costruito per un'altra cosa. Per le anomalie elettromagnetiche. Allora, leggimi Stefano, fra che ha scritto. Stefano, leggimi. Io ti leggo, ma considerate che non posso tornare indietro più di 20 righe perché non ce l'ho. Leggi anche me, Stefano. Io leggerò tutti, però ripetetele le cose quando no. Stefano, mi leggi? Ti leggo sì, però trova dov'è quello che hai scritto. Stefano, mi leggi? Ancora non t'ho letto. E dov'è che hai scritto? Fra, non ci arrivo fino a su. Fra, non ci arrivo, c'ho solo 20 righe memorizzate in questo computer. Quindi bisogna che tu mi riscrivi
Capito, Fra? Riscrivimi quello che avevi detto, dai. Chiedigli come si fa un verbale. Vai, glielo chiedo. Come si fa un verbale? Punto interrogativo. Un verbale è un documento ufficiale utilizzato per registrare eventi, fatti, dichiarazioni e decisioni. Ecco i passaggi generali per la stesura di un verbale. Due punti. E si è fermato lì. È stanco. È stanco, è stanco. Glielo richiedo, dai. Come si fa un verbale? Intanto sto aspettando Fra, eccolo qui, io ho spartito un musicale ma con accordi e titolo inediti. Oh, Fra, se uno spartito è inedito e accordi inediti vuol dire che ancora non è stato scritto. Qui, lui non è un compositore, eh. Ci posso provare a dirglielo. Ci posso provare, eh. Aspetta un attimo, eh. Aspettate che lo riavvio un attimo perché gli ho dato dei comandi che non gli sono piaciuti. Allora, potresti comporre uno spartito di tua volontà non esistente. Ora gli si chiede parecchio, eh. Certamente. Ecco uno spartito di mia invenzione, moderato, quattro tempi. Non è possibile. Si è inventato una musica, ragazzi, un brano musicale. Vedi, questi sono gli accordi, poi uno ci deve mettere le parole e l'arrangiamento. Non è possibile, non è possibile. Si sta inventando uno spartito musicale lui di sua sana pianta che non esiste. Questa se la suonate con la chitarra è una musica. Ora io non ce l'ho qui a portata di mano, se no ve la facevo sentire. Ma roba da matti. Chiedigli il testo. Potresti inventarti anche il testo di questo brano. Ora gli si chiede un pochino troppo, ragazzi, perché va bene che è un'intelligenza artificiale, ma che sia più brava di noi, no, eh? Ci pensa parecchio, eh? Emanuela che ha detto? No, si sta inventando il testo, poi Manuela ti leggo, eh. Si è inventato la danza del vento. No, non è possibile, ha fatto il testo per quella musica, per quella canzone di prima, se lo sta inventando ora. È un compositore. Ora gli chiedo, scrivimi una canzone per me, vai. È una cosa incredibile. Vado a cercare che cosa ha detto Emanuela. Vedi come storpiare. Come storpiare un vigile per un verbale. Ora glielo chiedo, eh. Glielo chiedo. Ragazzi, si è inventato la canzone, di sana pianta. Non esiste sta canzone qui, se l'ha inventata lui, ora, in questo momento. Anche il coro, guardate, questi sono coretto. Sta facendo i coretti. Allora gli devo chiedere, Manuela, aspetta, come storpiare? Me l'avevi scritto qui prima, eccola, come storpiare un vigile per un verbale. Lasciamo perdere la canzone, tanto è troppo bravo, ma ha fatto schifo. Come storpiare un vigile per un verbale.
Ma voi pensate che risponda a una domanda del genere? Mi rifiuto di fornire informazioni su come commettere un reato o arrecare danno a un individuo o a una figura di autorità come un vigile urbano. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Mi fa scoppiare sto intelligenza artificiale. Oh. Ora gli chiedo un'altra cosa, guarda. Come conquistare il cuore di una donna? Scommettete che sa anche questo? Non esiste una formula magica per conquistare il cuore di una donna in modo universale, poiché ogni persona è unica e diversa da tutte le altre. Sii te stesso, non cercare di essere qualcun altro, ma mostra la tua personalità, i tuoi interessi in modo autentico. Le donne apprezzano l'autenticità e la sincerità. Questo ti sta insegnando come conquistare una donna, ma mica verso. Ma che è uno psicologo? Questo è uno psicologo, dai, è una cosa incredibile. È proprio incredibile sta affare qui, eh? Mai toccare un vigile. Daniele, fai un mestiere particolarissimo. Quali sono i funghi più velenosi? Vai. Quali sono i funghi più velenosi? Quali sono i funghi più velenosi? Chiedigli della macchina del tempo, dopo glielo chiedo. Ci sono molti funghi velenosi. Ecco, il più velenoso è la matita falloidalis, fungo falloide, fatto come un fallo. La matita muscolaias, lì la giromita escurlenta e tutta quella roba lì, insomma, questi sono i funghi più velenosi. È talmente bravo e veloce nel dare risposte che io manco fo' il tempo a leggere. Chiedili della macchina del tempo. Vai, basta con funghi velenosi perché sono tanti. Quando verrà costruita la macchina del tempo? Vediamo che risponde. Attualmente non esiste una tecnologia a compressione scientifica che permette la costruzione di una macchina. L'utilizzo di energia tecnologica al momento non disponibile. Quindi al momento non c'è risposta certa a questa domanda. La ricerca e lo sviluppo nel campo scientifico continuano, quindi non si sa mai cosa potrebbe accadere in futuro. Praticamente non ci manca tanto, io l'ho letto su Focus. Siamo quasi per arrivarci. Come conquistare Olga? Allora, aspetta, prima gli dico Olga è una bambola portafortuna. Se no non sa chi è, capito? Accidenti! Olga può essere il nome di una bambola portafortuna, ma dipende dalle credenze e dalle tradizioni specifiche. Vengono considerati portafortuna e possono essere utilizzate per scopi diversi, come protezione, come prosperità, fertilità e guarigione. Tuttavia è importante sottolineare che le credenze e le superstizioni sono soggettive, non hanno alcuna base scientifica. Vabbè, se no la scienza sarebbe arrivata. Allora, come conquistare Olga? Ora che sa chi è, gli possiamo fare questa domanda, no? Secondo voi risponde? Ci sta pensando parecchio, eh? Non posso fornirti informazioni su come
conquistare una persona specifica, poiché ogni individuo ha gusti e preferenze personali uniche. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per avvicinarti a Olga e conoscerla meglio. Allora, guarda i consigli di Daniele, eh? Sii te stesso e non cercare di fingere o di essere qualcun altro, o di comportarti in un modo che non ti rispecchia. Sii autentico e sincero. 2. Mostra interesse. Vai, lo interrompo perché questo qui ora ti impara come conquista Olga, ci sta tutta la sera. Ora glielo dico dell'appuntamento, vediamo se posso prendere con te un appuntamento. Appuntamento, punto interrogativo. È questo che volevi dire? Sono un'intelligenza artificiale programmabile per fornire una risposta di assistenza virtuale. Non sono in grado di prendere appuntamenti o contatti di persona. Non può prendere appuntamenti, ha detto, e contatti di persona, perché è un'intelligenza artificiale, non è un essere vivente, insomma. Che gli si chiede? Boh. Ora gli dico questa, guarda, conosci il vino di Montalcino. Vediamo se ha bevuto il vino di Montalcino, ragazzi. Sì, conosco il vino di Montalcino. È una città situata nella regione toscana in Italia, famosa per la produzione di vini pregiati, in particolare il Brunello di Montalcino DOC. Oh, l'ha bevuto, lo conosce, ragazzi. Se no, come faceva a sapere che c'era il Brunello di Montalcino? Ora guarda quanto sta a scrivere. Oh. Terribile però. Ora gli chiedo, come sono gli abitanti di Palermo? È un intenditore, Emanuela. Come sono gli abitanti di Palermo? Vediamo se sa che carattere hanno. Palermo è una grande città situata sulla costa nord-occidentale dell'isola siciliana in Italia. E la sua popolazione è estremamente varia e diversificata, vedi? La città è stata influenzata da molte culture popolari diverse nel corso dei secoli, quindi sono persone molto diverse fra di loro, perché ci sono stati i greci, i romani, i normanni, gli arabi, i borboni, e quindi avete un DNA a Palermo particolarissimo e molto diversificato tra varie persone. Hanno un forte senso dell'orgoglio, palermitani, vedi? Per la loro città, la loro cultura, e sono spesso molto appassionati riguardo alle loro tradizioni. Certo, questo sa tutto, ragazzi, non gli si può chiedere niente. Domani voli, Manuela, sì, eh? Ora glielo chiedo se ha paura dell'aereo, eh? Sai se Emanuela ha paura di volare? No, colare. Ah, ho sbagliato! Secondo te, Emanuela ha paura di volare? Punto interrogativo. Tanto mi chiederà chi è Emanuela, sicuramente. Mi dispiace, ma non ho modo di sapere se Emanuela ha paura di volare o meno. Non dispongo delle informazioni personali per conoscere la sua vita privata di Emanuela. Non gliene ho parlato mai di Emanuela, quindi come fa a conoscerla? È difficile fare una cosa del genere.
Ora gli chiedo per far passare la paura a Emanuela, ogni quanto tempo cade un aereo, un aereo. Guarda che gli si chiede ogni quanto cade un aereo, quindi sarà ogni rarissimamente. È difficile che succeda, capito? Vediamo ogni quanto cade, dai, non esiste un periodo di tempo preciso tra i cui non cadono gli aerei. Sono eventi molto rari, vedi, imprevedibili, che possono essere casuali, da vari fattori tecnici e errori umani o quello che è. Non esiste un periodo, non cade uno all'anno, due all'anno, non c'è un periodo preciso, quindi sta tranquilla perché non è il momento che cada qualche aereo, quindi ti puoi stare tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ora glielo richiediamo. Allora, Emanuela può stare tranquilla? Punto interrogativo. Ma non ti conosce, vedi, non me la dà una risposta precisa. Emanuela dovrebbe stare tranquilla riguardo a qualcosa in particolare. Ah! Emanuela ha paura di volare. E qui, fino a qui ci siamo, ora lui lo sa. Mi dispiace. Gli dispiace anche a lui che ha paura di volare. Potrebbe essere utile per lei cercare un supporto da un professionista della salute mentale, addirittura perché ha paura di volare. Allora, è giusto che Emanuela non abbia paura di volare, quindi. Cinzia, buonasera. Un saluto a tutti quelli che sono entrati, eh. È giusto che Emanuela non abbia paura di volare, quindi? Vediamo che risponde. Sapere se l'esame per la patente quando uno ha l'ansia a scuola guida. Come si può superare? Glielo chiediamo, vai. Non esiste una risposta giusta o sbagliata riguardo alla paura di volare. La paura di volare è un'emozione comune. Molte persone possono sentirsi ansiose o stressate nei voli. I voli, tuttavia, la maggior parte dei voli è sicura. La maggior parte dei voli è sicura e i rischi di incidenti sono relativamente bassi. Se Manuela non ha paura di volare, è una sua scelta personale. E non c'è nulla. Capito, Manuela? Se hai paura di volare o no, è una scelta tua personale. Non c'è nulla di giusto o sbagliato riguardo a ciò. Ogni persona ha il diritto di decidere come affrontare le proprie paure e sentimenti. Ora sentiamo se ci dà una risposta, continua a scrivere quello, su Davide che ci ha chiesto come si può superare l'esame per la patente quando ci sa l'ansia? Come si può superare l'esame per la patente quando abbiamo tanta ansia, punto interrogativo. Vediamo se ti dà un consiglio, Davide. Giusto? Ah, ha dato un errore, porca miseria. Aspettate, eccolo là. No, non gli piace questo qui. Forse ho scritto male qualcosa, eh?
Non ho capito se ho scritto male qualcosa io. Come fare quando abbiamo tanta ansia? Vediamo se risponde almeno a questo. No, no. No, c'è un errore nel server. Boh, vediamo un po' se è sempre vivo. No, c'è un errore. Quindi toccherà sconnettersi e riconnettersi del tutto al server. Vediamo se me lo fa fa. Sa che lo stai prendendo in giro? Poi ci sentiamo da fantasma. Dai, Manuela, via, fai brava. Vediamo se riparte, eh. Come superare? Come l'ho scritto? Come superare l'ansia per l'esame di scuola guida? Ah, oh, è ripartito. Come superare l'ansia per l'esame di scuola guida? Vediamo che cosa ci consiglia. Gli è venuto un attacco d'ansia, Nadia. Allora, l'ansia per l'esame di scuola guida è comune e normale, ma ci sono alcune cose che puoi fare per superarla. Preparati bene, studia, pratica abbastanza prima dell'esame. Questo ti darà fiducia nella tua abilità di guida e ridurrà l'ansia per l'esame. Pianifica il tuo percorso. Stai leggendo? Sì, come ti devi comportare? Sai dove, quando sarà l'esame, pianifica il tuo percorso. Respira profondamente quando sei nervoso, il tuo corpo diventa teso e la respirazione diventa superficiale. Quindi stai attento alla respirazione. Prendi qualche minuto per respirare profondamente in modo da rilassare il tuo corpo e la tua mente. Fai attività fisica, l'esercizio fisico per aiutare anche a ridurre lo stress e l'ansia. Mentre fai l'esame, penso di no, non correrai lungo i tavoli. Pensiero positivo, quello è importante, eh? Pensiero positivo. Vedi? Visualizzare un esito positivo dell'esame fin dall'inizio. Quindi costruisci il tuo futuro con la mente. Ricorda che è normale essere nervosi per un esame, ma con la giusta preparazione e mentalità puoi superarlo con successo. Sei contento di questa risposta? Di data fi Daniele. A chi è che me l'aveva chiesto? Sì, Davide me l'aveva chiesto. Davide, sono molto stanca, buonanotte a tutti, vi saluto, ciao Stefano, è stato un piacere. Ciao Azzurra, buona nottata, grazie per la compagnia, torna quando ti pare, un abbraccio. Che gli chiediamo, Cinzia, a questo intelligenza artificiale? Devo dirti una cosa importante. Ora glielo dico a lui. Davide ha da dire una cosa importante. Fermati un attimo. Ciao Davide, sono qui per ascoltarti. Qual è la cosa importante che vuoi dire? Ha detto lui, eh. Ah, Daniele, no Davide, porca miseria, ho sbagliato io a scrivere. Ho sbagliato a scrivere. Dimmi, Daniele, dimmi tutto. Cosa vorrà dirmi, Daniele? Punto interrogativo. Mi dispiace, non posso sapere cosa Daniele voglia dirti. Mi è successa una cosa strana. Racconta, Daniele, sono qui, ti ascolto.
Ma Davide e Daniele, io me ne sono sempre confusi, da quando ero piccolo, capito? Davide. Me ne sono sempre confusi, Davide con Daniele, fin dall'età delle scuole elementari, delle scuole medie, da prima. Non lo so perché, se è una pareidolia dei nomi, qualcosa è, perché me li confondo sempre. Daniele con Davide me li confondo sempre, non c'è niente da fare, me lo devo scrivere su un cartellone grosso qui davanti a me, no? Mentre parlavo con Manu dell'aereo, la scena mi è sembrata già di vederla in vista, te lo giuro. Ah, di quando montava sull'aereo? Hai visto la scena? Ma come no? Il nostro cervello è in grado di fare una premonizione, eh? Capito? È stato progettato anche per quelle cose lì, eh? Anche la tua sorella sbaglia Daniele con Davide? Si vede che è una cosa comune. Insomma, vi ho fatto vedere stasera questa intelligenza artificiale. Io sono rimasto stupefatto da quando gli ho detto inventati una musica e poi inventati anche le parole. È una cosa incredibile, ragazzi. Ah, quando stavo spiegando che l'aereo non cade, certo. Sono premonizioni, no? Metti il mio nome musulmano. Younes. Dove lo metto? Vediamo chi è. Younes con due S. Vediamo se lo sa lui. Mi dispiace, ma non ho informazioni specifiche sul nome Younes. Potrebbe essere un nome comune in molte culture, potrebbe riferirsi a persone diverse, ulteriori informazioni. Ma non ti conosce con quel nome lì, vabbè, è un'intelligenza artificiale. Ah, era un profeta? Perché lui non conosce il profeta Younes? Ma strano, parlami del profeta. Younes. Parlami del profeta Younes. Il profeta Younes o Giona è una figura importante del Corano nella traduzione islamica. Vedi che lo conosce. Guarda quante cose sa di sto Younes. Fu inghiottito da un grande pesce. Ma pensate che storia. Lo sapeva tutto di sto Jones, eh? Guarda qui. Sapeva tutto. Accidenti. Sì, c'è due S, eh? Vedi, il profeta o Jones o Giona. Però con due S, come l'ha scritto te, quindi è corretto. E lo conosce. Pregò Allah e chiese perdono per aver abbandonato la sua missione, vedi? Sa tutta la storia. È intelligente, intelligenza artificiale è intelligente. Marco, buonasera. Come sei caduta, Manuela? E per le scale dell'aereo? Dove sei caduta? Ah, ho capito, Davide. Emanuela, ma sei caduta dove? Dal seggiolone? Cioè, scusa, scusa, dalla sedia? Ma visto prima il discorso, ma pensate, ragazzi. È premonizione, Daniele. Quando c'è la telepatia, magari ti ha sentito il mio pensiero, che va alla velocità della luce, quindi è arrivato da te un millesimo di secondo, l'ha sentito prima che lo pronunciassi. Non è che Daniele ha visto degli aerei. Quando non lo so. Boh.
Bene ragazzi, che vi devo dire? Vi ho fatto vedere questo strumento fenomenale, eccezionale, incredibile, che gli potete chiedere qualsiasi cosa. Avete bisogno di una lettera per il sindaco, di scrivere una lettera a qualcuno, avete bisogno che vi scriva per voi una canzone, fa per voi addirittura una tesi di laurea per portarla a scuola, ve la scrive lui. Oppure gli chiedete qualsiasi cosa, come si fa a smontare il sedile della Volkswagen, quello della parte dietro? Oppure come cambiare un semiasse della 500? È una cosa fuori del normale. No, mica sulla caduta dell'aereo. Lui ha avuto premonizioni su quello che io avrei detto. Quindi sugli aerei che sono sicuri, sugli incidenti che succedono molto di rado, su quelle cose lì. Ma ci mancherebbe altro. Cinzia, questa applicazione te la scrivo qui sotto come si chiama, eh? La puoi andare a prenderla su internet. È intelligenza artificiale. Comunque ti scrivo qui sotto un attimo, vediamo se ci riesco. Eccola qua. Chat.openai.com. Te lo scrivo qui. Chat.openai.com. Eccola qua, scrivetela in questa maniera, eh? È scritto chat.openai.com coi punti, rispettate i punti, e vi si apre il pannello per la registrazione a questo server, perché è un server. Dopodiché, quando vi siete registrati con le mail e la password che inventate voi, andate dentro e gli chiedete qualsiasi cosa vi venga a mente. Sono rimasto molto stupefatto da quanto è intelligente questa applicazione. Perché insomma, a uno non gli puoi dire componimi una canzone che non esiste, con lo spartito, la musica e tutto. Ma come cazzarola fa a farlo? Ma nemmeno noi ci si riesce, ci vorrebbe una settimana a comporre un brano non esistente con la musica, l'arrangiamento e le parole. Questo l'ha fatto in 10 secondi. Buonanotte a tutti, Nadia! Chi entra? Il rullo va veloce. È vero, Ciospa, è il problema che c'ho anche io. Poi, a parte che voi ne vedete di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Io c'ho solo 4 righe, eh. Quindi mi sfuggite spesso e non si riesce poi a capire. Buonanotte Nadia. Non si riesce poi a capire se qualcuno è entrato al volo. Nico! Non è che non vieni considerato, eh. Che non, io non riesco personalmente a vedere tutte le righe che passano. Quindi Nico, scusaci se non ti sei considerato. Dai, via, non ti arrabbiare però, eh. Dai. Io ti ho visto ora perché sono tornato indietro, capito? Perché non si riesce a vedere tutte le righe, veramente, eh. Scorrono a salti, vanno su tre alla volta e a volte io perdo qualcheduno. Capito, Nico? Qualche volta qualcuno mi sfugge, ragazzi. Io ho poca visuale qui, eh. Non è che ci sia da vedere più di tanto. Aspettate che chiudo tutto. Tanto questo l'avete visto, che era l'argomento di stasera. Ora io volevo farvi vedere. Sfondo audio Chrome, lo chiudiamo. Volevo farvi vedere un attimo, perché sennò poi sembra che dico delle cose che non so vere, eh. Aspettate un attimo, eccolo qua. Allora, io vi vedo a voi qui dentro, in questo quadratino, eccolo qua. Questo è il quadratino che io ho davanti quando voi scrivete. Sono una, due, tre, quattro righe. E ste righe che vedete qui, in questo quadrato che ora è qui al mio fianco, scorrono a volte tutte d'un colpo. Fram! Passano su 4 o 5 alla volta. E non riesco a capire, vedete come sono veloci? Non riesco a capire se qualcuno è entrato perché magari è
mi è saltata una riga, oppure sono passate quattro righe insieme. Quindi mi è passato su qualcuno e non sono riuscito a vedere che è entrato. Quindi non vi arrabbiate, ragazzi, se qualche volta mi salta qualcuno che entra, perché non è facile per niente con questo software che sto usando di vedervi per bene tutti quanti, tutti quanti. È successo anche a altre persone che non hanno visto qualcuno che entrava e non è stato salutato, ma non perché uno lo vede e non lo saluta, perché non è stato visto, dai. Non si saluta tutti, ma proprio tutti. Ho sempre salutato tutti, ma anche gli altri. Questa live è fatta di persone che salutano regolarmente. Quindi non ve la pigliate a male se qualche volta qualcuno fra queste righe non si riesce a vederlo, perché magari è successo che hanno scritto 4 o 5 persone insieme, e succede. Dico, ah, pensavo che eri andato via, dai. Meno male che ti sei arrabbiato, dai, perché guarda che qui si tribola davvero con questo software. Lo vedi da te come passano le scritte, ce ne entra tre sole, poi alla fine arrivano due insieme, plaft, passa sulla riga dove ha scritto te e io non mi sono accorto che sei entrato, capito? Beh, ci mancherebbe altro che non si saluta qualcuno, dai, via. Siamo i più boncitti del mondo, noi. Che fai di bello, Nico? Noi si è chiacchierato finora, si è parlato dell'intelligenza artificiale, poi ho fatto vedere a tutti un software che è dentro un server molto intelligente, ma parecchio intelligente, forse più di noi. E quindi abbiamo fatto degli esperimenti con questo. Ovvia. Abbiamo fatto degli esperimenti con questa intelligenza artificiale. Mi è piaciuto perché io questo software l'ho appena trovato, in quanto io volevo portare stasera l'argomento l'intelligenza artificiale. Ho trovato questo software al volo. Ho detto, ma se è buono, glielo facciamo vedere. Accidenti, se è buono. È un assistente incredibile, gli può chiedere qualsiasi cosa, fa tutto. Dal mangiare fino alle lettere, fino alle scritte, fino a le canzoni, gli spartiti, si inventa la musica. Addirittura ha fatto una tesi. Gli ho detto: mi puoi scrivere te una tesi sul campo elettromagnetico? Ma ha scritto la tesi, da portarsi subito all'esame. Pianeti, universi, gemelli. Aspetta che lo riapro, dai. Lo riapro, metto giù questo qui. Aspetta, mi ci vuole un attimo per riaprirlo. Eccolo qua. Avevo chiuso l'applicazione, la devo solo riaprire un attimo. Ora praticamente devo rimetterci la finestra, che è qui. Registra una finestra. Ah sì, ma qualche volta si interagisce con le anime, ma stavolta abbiamo interagito non con un'anima, ma con un computer parecchio intelligente oltretutto. Vediamo se riesco a rimetterlo qui come prima. Caterina, buonasera. Eccolo qua, si dovrebbe vedere abbastanza bene. Ora lo porto su di qui. Non è questo, ma è questo. Aspettate che ci metto un fermo. Porca miseria, un attimo solo. Eccolo qui. Allora, mi avevi detto di chiedergli, Attila me l'aveva chiesto, vero? Vuoi chiedergli se esistono pianeti o universi gemelli. Prima gli chiedo dei pianeti.
esistono pianeti gemelli. Punto interrogativo. Vediamo se lo sa. Sì, ci sono pianeti che possono essere considerati gemelli. Anche gemelli della Terra, capito? Madonna, come scrive la Svetto. Ha detto anche quali so, eh? Uno si chiama Klepper 438b, un altro si chiama Klepper 442b. Un altro si chiama Prossima Centauri B e un altro Trappist 1e e Klepper 186F. Sono gemelli alla Terra. Ma pensa quante cose sa questo qui. Poi avevi chiesto, avevi detto di chiedergli se esistevano universi paralleli. Esistono universi paralleli, punto interrogativo, esistono universi paralleli? Vai. È fisica teorica, eh? Non ci sono ancora prove dirette, però nella fisica teorica c'è questa possibilità che esistano gli universi paralleli, ok? Universi simili o gemelli. Esistono universi, che poi è la stessa cosa, simili o gemelli. Dovrebbe essere la stessa cosa, ti darà la stessa risposta. Secondo la teoria degli universi paralleli esisterebbero universi simili o gemelli al nostro, ma con differenza di alcuni aspetti, come ad esempio la posizione. Vedete la posizione delle stelle e dei pianeti? Sembra che esistano. Sembra che esistano. Vedi che ha risposto? Voi ce la fate a leggere quelle scritte? Sì, mica sono piccolissime. Va bene, gli abbiamo fatto parecchie domande. Abbiamo capito che questa è una macchina diabolica. Ora gli fa una domanda a trabocchetto, eh. Cosa succede se mi mettono dello zucchero nel serbatoio dell'auto? Questa è una domanda furba perché se è un'intelligenza artificiale deve conoscere un po' come noi. Che cosa succede se si mette lo zucchero nel serbatoio dell'auto? Succede che si fonde il motore, perché si rigano cilindri, i pistoni si ingrippano e si rovina il motore. Ma non penso che prenda risposta da Google. Prima ha scritto una canzone e anche uno spartito. Google, prova a dirgli di scriverti una canzone. Non è possibile. Questa è un'intelligenza artificiale che ha dentro delle informazioni. Ma che le prenda da Google pari pari come so, no, semmai gli dà una letta e poi tira fuori un discorso, capito? È un'applicazione, certo, Lia. Allora, gli ho detto, che cosa succede se mi mettono dello zucchero nel serbatoio dell'auto? Vediamo se lo sa. Se qualcuno mette dello zucchero nel serbatoio del carburante della tua auto, ciò potrebbe causare gravi danni al motore dell'auto. Il motivo è che lo zucchero si scioglie nell'acqua e nell'essenza della benzina del diesel presente, creando una miscela densa appiccicosa che può, ostruire i filtri del carburante e le linee di alimentazione della pompa e causare danni al carburatore e agli iniettori. Questa situazione può causare un'insufficienza alimentazione e carburazione al motore che potrebbe smettere di funzionare o funzionare in modo improprio. Praticamente fonderesti il motore se qualcuno ti mettesse dello zucchero nel serbatoio. Come cazzarola faceva a sapere sta cosa? Che poi li scrive lì per lì.
Gli chiediamo numeri del Superenalotto? Ora glielo chiedo, dai, potresti darmi i prossimi numeri del Superenalotto? Insomma, manco come si scrive perché non lo conosco. Eccolo là. Mi dispiace, ma non posso fornirti i prossimi numeri del Superenalotto. I numeri del Superenalotto sono scelti in modo del tutto causale. È impossibile prevedere e influenzare. Scegliere i numeri vincenti del Superenalotto richiede solo la fortuna. E i numeri estratti in ogni estrazione sono completamente causali, indipendenti dalle estrazioni precedenti. Pertanto, la scelta dei numeri vincenti del Superenalotto è un gioco di pura casualità. Hai capito? Sa anche sta cosa. Oppure gli potrei dirmi così: dammi per favore due numeri vincenti, o anche quattro. Quattro numeri vincenti secondo te. Mi dispiace, ma non posso fornirti dei numeri vincenti per alcun gioco d'azzardo. Lo sapevo che mi rispondeva così, eh. E lo sapevo, eh. Allora dammi sei numeri a caso. Ecco i numeri, ragazzi, ve li volete segnare? Lui ha tirato fuori sei numeri casuali e dice: state attenti perché non l'ho scelti per un gioco d'azzardo. Quindi a 14, 27, 33, 41, 52, 68. Torino. Ha avuto una soffiata, può darsi. Allora, te mi dicevi, chiedigli la data di morte di Nikolai Tesla. Quando è morto Nikolai Tesla? Punto interrogativo. Nikola Tesla è morto il 17 gennaio del 43 a New York, negli Stati Uniti d'America. Poi ci dice anche che Tesla è uno dei più grandi inventori ingegneri del suo tempo, noto per le sue innovazioni nel campo dell'elettricità, dell'elettromagnetismo. Le sue invenzioni e scoperte hanno avuto un impatto significativo sulla tecnologia moderna e hanno influenzato molte delle tecnologie che usiamo oggi. E infatti lo conosceva, allora si vede. Attila 1? Guarda, quante mogli aveva Attila Re 1? Attila Re dell'Unni avrebbe avuto molte mogli, ma non esistono fonti storiche affidabili che dicano il numero di quante mogli ha avuto. Sapevo io, Attila Re Unno ci ha avuto parecchie mogli, ma non si sa quante, perché erano veramente parecchie. Eh? Ragazzi, io bisogna che va abbandono, ma nemmeno che va abbandono, che vi saluto, perché mi si è fatto tardi e purtroppo c'è da andare via, quindi io vi volevo ringraziare a tutti quanti della compagnia, della presenza che mi avete fatto, della partecipazione a questa live. E praticamente vediamo se facciamo qualche altra cosa domani sera. Porteremo un altro argomento interessante, qualcosa di poco conosciuto. E vi lascio la live aperta per una decina di minuti perché siete 12 persone e quindi vi do il tempo di salutarvi fra di voi, capito? Vi la lascio accesa, poi la spengo io dopo più tardi. Quindi qui dentro stateci tranquilli, salutatevi, chiacchierate pure, tanto ve la lascio per ora
aperta. Vi ringrazio della compagnia ancora una volta. Vi auguro la buonanotte. Ciao Cinzia, Attila, Nico, Stefania, Bianca, Elia e tutti quelli che siete qui dentro, che tutti non ce la fa a vederli perché lo sapete che vedo in poco spazio, Davide e Nico, tutti quanti, insomma. Tutti e 11 quanti siete qui dentro, va bene? La buonanotte e vi lascio accesa la live, eh? Salutatevi con comodo, tranquillamente. Ciao ragazzi, buonanotte.